Liliana Resinovic rimase incinta di Claudio Sterpin, un amico, mentre era già sposata con Sebastiano Visintin, il quale la accompagnò a sottoporsi a un aborto. Questo fatto è emerso da un'intercettazione ambientale in cui Visintin stesso racconta l'episodio a un'altra persona. Si ritiene che l'evento sia avvenuto nel 1990 o nel 1991, quando Liliana e Sebastiano erano già una coppia consolidata. Secondo la consulente della famiglia Resinovic, Gabriella Marano, questo elemento, insieme ad altre informazioni emerse dall'indagine, come il fatto che Visintin fosse consapevole che sua moglie frequentava regolarmente Claudio per stirare le camicie, suggerisce che Sebastiano avesse dei sospetti riguardo alla relazione tra Liliana e Claudio. Nell'intercettazione, datata 5 marzo 2022, una persona chiede ai coniugi il motivo per cui non hanno avuto figli. Sebastiano Visintin racconta l'episodio in cui Liliana rimase incinta non da lui, ma presumibilmente da Claudio Sterpin, e che quest'ultimo probabilmente non era a conoscenza della gravidanza. Si dice che Liliana abbia confessato a Visintin, il quale era già suo compagno, di essere incinta, e che lui l'abbia accompagnata in ospedale per sottoporsi a un aborto, come risulta dalla documentazione medica nei registri. Secondo Gabriella Marano, Visintin era consapevole, come egli stesso ha dichiarato pubblicamente, che Liliana si recava da Claudio per stirare le camicie, un fatto confermato anche da testimoni diretti durante conversazioni avvenute nell'agosto 2021. Di conseguenza, Marano ritiene che Sebastiano non potesse non sospettare una relazione tra Liliana e Claudio. Inoltre, la consulenza informatica mostra la qualità e la frequenza dei contatti tra Liliana e Claudio, confermando questa ipotesi. Gabriella Marano, consulente della famiglia Resinovic, ha evidenziato che nel medesimo contesto dell'intercettazione ambientale, in cui Sebastiano Visintin narra dell'episodio in cui Liliana rimase incinta di Sterpin, egli manifesta anche preoccupazioni riguardo alle fotografie che li ritraggono insieme, Liliana e Claudio Sterpin. Marano ritiene che questo elemento abbia un valore probatorio significativo, specialmente se analizzato insieme ad altri elementi raccolti durante l'indagine. Marano sottolinea che Visintin, in questa conversazione con un interlocutore, mostra una notevole confidenza, tanto da condividere fatti che, a suo dire, non aveva nemmeno menzionato al suo avvocato. Sebastiano menziona di possedere ancora diverse foto di Claudio Sterpin con Liliana, parecchie, ma precisa che queste si trovano nei dispositivi informatici sequestrati. Alcune battute successive non risultano facilmente comprensibili all'ascolto diretto, rendendo poco chiare le circostanze relative alla presa delle fotografie citate da Visintin. Tuttavia, da quanto riportato nella trascrizione, questa parte della conversazione non è stata annotata. Inoltre, nella stessa intercettazione, Visintin si esprime preoccupato per il fatto che la difesa della famiglia Resinovic possa aver visionato il contenuto del materiale sequestrato. Sergio Resinovic, fratello di Liliana, afferma: «Sia mia sorella che Claudio Sterpin hanno sempre mantenuto una relazione speciale, altalenante nel corso degli anni, ma persistente fino agli ultimi tempi. Questo è ormai un fatto consolidato, nonostante il goffo tentativo del marito Sebastiano di negarlo». Sottolinea anche che sua sorella non aveva motivo di suicidarsi, e più procedono le indagini, più si convince dell'assurdità e dell'irrealismo di tale ipotesi. «La storia di mia sorella è ancora scritta con lacune», continua. «Non voglio imprimere una versione dei fatti, ma spero che la verità venga ricercata senza pregiudizi e con imparzialità. Ci sono ancora molte mezze verità e molti punti oscuri da chiarire». Sergio sottolinea che dai documenti investigativi emerge che all'inizio degli anni 90 Liliana è rimasta incinta molto probabilmente a causa della relazione con Claudio Sterpin, una circostanza che è chiara e non soggetta a dubbi neanche da parte di Visintin. È stato lo stesso Visintin a menzionare la gravidanza in una conversazione intercettata,
aggiungendo di averla accompagnata presso una struttura sanitaria per l'intercettazione della gravidanza, spiega Sergio. L'esistenza della relazione è supportata anche da una testimonianza di una sua amica, acquisita dagli inquirenti poco dopo la scomparsa di Liliana. Sergio auspica che tali elementi, insieme alla scienza e ai comportamenti di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda di Liliana, siano valutati complessivamente, perché solo così potremo dipingere accuratamente il dramma che ha colpito la nostra famiglia.